In questo momento sono in Cambogia e l'obiettivo è arrivare in Thailandia. Ci stanno 40 gradi, ma ce la possiamo fare. La cosa bella è che ho finito i contanti, quindi cercherò di fare autostop oppure mi tocca camminare per 20 ore. C'erano queste due macchine ferme alla pompa di benzina. Vanno a Poi Pet, ovvero la città al confine, ma senza soldi ovviamente non ci portano. E quindi si continua a cercare. Un passaggio l'ho trovato, non ho capito se mi fa stare nel cofano insieme alla mia borsa o mi fa sedere di là. Però mi accompagna fino a metà strada. Quindi io devo arrivare al confine che sono 2 ore e mezza, lui mi dà un passaggio fino alla prossima città che è tipo 1 ora e 15 da qua, quindi precisamente a metà. Meno male perché stavo squagliando. In Asia è molto comune beccare privati come questo qua, che con la loro macchina fanno un po' da pullman, quindi porto da un punto A a un punto B. Il problema è che se la macchina ha 5 posti, non parte fino a quando i 5 posti non sono pieni. Quindi siamo qua, penso già da 40 minuti, ci sono io, che non pago, e c'è un'altra persona dentro. Quindi quando partiremo, potrebbe essere tra mezz'ora, tra un'ora, tra 2 ore, e questo purtroppo non si sa. La famiglia che poi è entrata dopo, in macchina, andavano a Siem Reap, che è dalla parte opposta, e non solo mi hanno comprato la Coca-Cola, erano super gentili, ma hanno pure chiesto scusa perché non andavano a Poi Pet dove vado io. Eccolo il mio obiettivo, eccolo! E si ricomincia. Sto tizio si è fermato e poi mi ha chiesto $10 perché non aveva capito e si è incazzato come una bestia. È l'una. Siamo andati prima ad accompagnare il figlio a casa e poi sto tizio si è fatto 7 km in più, 7 all'andata e 7 al ritorno, quindi 14, solamente per accompagnarmi fino al confine. Un grande, un grande. Al momento sono un po' perso, non so dove andare, ma vabbè, vado di qua, casomai esco senza timbro. E torno indietro ovviamente, altrimenti mi arrestano. Tappo e il visto è fatto. Ah, per chi non lo sapesse, in Thailandia, se stai meno di 30 giorni, il visto è gratis per noi italiani. Sono ufficialmente in Thailandia e muovo nel bello. Dove cazzo devo andare? Non ho nessun piano da adesso in poi. Ho deciso che, se non mi investono, visto che sono le 3 e fa caldo, e a camminare a quest'ora non me ne tiene, provo a fare autostop da qui e dove mi portano mi portano e poi là si vede, perché veramente non ho idee e non ci voglio manco pensare sinceramente, quindi mi accontento di qualsiasi posto, basta che mi ci portano e siamo a posto. Oggi 44 gradi percepiti e ovviamente ci stanno ragazze e macchine che passano. Mannaia, maremma buona. Quando servono non ci sono mai. Ma guarda che bel posticino all'ombra sotto quest'albero. E si ricomincia. Il posto fa un po' cagare perché lì c'è la curva. Però mo ci provo per un po' e sto stanco. Ci provo per un po' e poi casomai cambio posto. Sto ragazzo si è fermato e voleva aiutarmi per forza in qualsiasi modo, ma stava andando al lavoro, quindi mi ha dato 200 baht, che ancora non so quanto sono in euro perché non mi ricordo, e non c'è stato modo di rifiutare. Ovviamente poi qua se rifiuti gli fanno offesa, ma... e quindi mi ha dato questi 200 baht e se n'è andato, io senza parole come al solito, però va bene. La Thailandia è sempre, sorprende sempre. Sono qua da 2 ore e già è successa sta cosa e vabbè. Mi fa morire perché a volte pensano che io stia salutando con sto cazzo di dati in su e quindi passano, ridono, salutano oppure fanno le corna, ma non si fermano sti bastardi. Sono stato sconfitto, voglio, nessuno si è fermato sti bastardi. Però mentre camminavo c'era la signora che vende la frutta che mi guardava e mo che sono passato mi ha dato una bella bottiglia d'acqua ghiacciata e ci voleva perché stavo morendo. Che bello.
Ma parlando di cose più serie, sti bastardi non si sono fermati, oh! Manco mezzo, cioè, a parte due che vabbè. Uno mi ha dato i soldi e l'altro mi ha chiesto dove vai? Ho detto non lo so, andiamo. Dove vai tu? Vado anche io. Sì, 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 vado a prendere gli zaini e quello se ne va via. Top. Però a parte la loro due, nessuno si è fermato. Io ne parlo sempre così bene dei thailandesi che ti aiutano, sono gentili. Sì, stronzi. La legge dice che se vedi un ponte ci devi andare per forza. Non puoi decidere di fare altrimenti. E un'altra bottiglia d'acqua l'abbiamo scroccata. Sto tizio si chiamava Porn. Ah, che soggettone. Mi sono seduto sul marciapiede sconsolato per riposarmi un attimo e passa sto ragazzo con la Vespa e va via. Dopo un po' torna e mi chiede col traduttore dove stai andando, perché stai aspettando qua. E io dico appunto che non ho nessun piano e lui mi invita ad andare nella foresta. Mi dice proprio, vuoi venire nella foresta con me? Cazzo sì, andiamo. Però prima siamo tornati a casa sua, questo spettacolo di casa qua dietro, e mi sono fatto la doccia, mi ha offerto da mangiare. E mo stiamo andando nella foresta, penso. Ci siamo sparati. Due ore di Vespa così completamente a caso. Però cazzo, mi balza la pena. Che bello. Oddio, dal video fa cagare, però giuro che è bello. Ma poi per la prima volta in vita mia ho guidato una Vespa in Thailandia. È stato bellissimo. È stato veramente figo. Eccola la grande Vespa. Ci siamo poi incontrati con il resto del gruppo. Loro hanno questo posto fisso in cui si incontrano per schiattarsi di kratom e marijuana. Però a sto giro sono stati fortunati perché gli ho fatto ascoltare un po' di musica bella. Nessuno dei ragazzi parla inglese, nessuno aveva mai avuto l'occasione di parlare con uno straniero e quindi mi hanno fatto un sacco di domande e mi sono schiattato dalle risate. E oltre il ragazzo che mi sta ospitando ci teneva un sacco a farmi conoscere la mamma, quindi siamo andati a casa sua dove mi ha preparato una cena che faceva paura, sticky rice e pesce, ma quanto mi era mancato il cibo thai. E poi insieme ad altri due ragazzi siamo tornati a casa per la seconda cena, però una pausa al 7-Eleven era obbligatoria. Yeah, it's huge. Okay. No. Siamo tornati e questo è ancora morto. E questo mi fa morire, sto sempre in piedi. Che cacchio vuoi? Io mi volevo semplicemente rilassare un po', però no, hanno deciso che dovevo cucinare quella sera e quindi ci siamo messi a cucinare tutti insieme. Best chef in Italy. Wow! Pure il pigiama hanno dato. Oggi tra autostop, bottiglie d'acqua regalate, bibite regalate, poi aver incontrato questo, cioè mi fa stare in questa casa. Abbiamo mangiato non so quante volte, ho fatto tipo 4 cene solo stasera. E come primo giorno è andata più che bene. Probabilmente domani sarò ancora qui tutto il giorno, forse anche dopo domani. Che poi sono le 2, ma i ragazzi sono giovani, ancora non si sono arresi, stanno là fuori a chiacchierare, a fare liquore illegale. Io mi vado a dormire perché sto morendo. Ciao, aiuto.